passo immediatamente al tema di questa mia prima parte introduttiva. Come vedete, il titolo che ho dato è dare un senso alla diagnosi, proprio perché l'idea di fondo è quella di restituire alla esperienza diagnostica quel carattere di impresa, di cimento, di significato che per molti anni era stata lasciata, diciamo, un pochino troppo a se stessa, alla intraprendenza e alla soggettività del clinico, senza trovare, diciamo, una casa, un contenitore anche linguistico che potesse essere un punto di partenza per un lavoro comune. Ho provato a partire dal contesto. Diciamo che per tanti anni anche il mondo della psicologia clinica, il mondo della psicoterapia ha dovuto in qualche modo fare riferimento, se voleva fare riferimento a un processo diagnostico, alla grande tradizione psichiatrica del DSM. Nel 94 è uscito il DSM-IV, come sapete, poi c'è stata una revisione del testo nel 2000 e pochi anni fa, ormai sono passati 5 anni, è uscito il DSM-5. DSM-5 che ha portato una serie di cambiamenti abbastanza rilevanti. Tanto per dirne uno, è stata abolita la struttura multiassiale del DSM-4, però sostanzialmente propone un approccio di tipo descrittivo, di tipo medico-psichiatrico, un pochino più attento alla dimensionalità e non solo alla categorialità nel DSM-5 rispetto ai precedenti, ma l'idea è appunto che la diagnosi è un insieme di criteri che possono essere soddisfatti o meno e dare quindi un nome, un'etichetta diagnostica alla psicopatologia presentata dal paziente. L'altro grande strumento diagnostico che ha più o meno sempre affiancato l'approccio del DSM, anche se con caratteristiche in parte diverse, però diciamo possiamo includerlo in questo tipo di approccio, è l'ICD. È uscito l'anno scorso l'ICD-11. Siamo quindi nell'ambito di due grandi associazioni, una per la salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'altra l'American Psychiatric Association. Chiarisco subito, perché credo che sia preliminare a ogni discorso poi diagnostico relativo al PDM, che il mio atteggiamento e in generale l'atteggiamento degli autori del PDM-2 nei confronti del DSM non è di tipo distruttivo. È un atteggiamento che sottolinea le differenze. La differenza fondamentale è che l'approccio DSM è una tassonomia di disturbi, mentre l'approccio di PDM vuole essere più una tassonomia di persone che presentano determinati disturbi. Quindi forse il DSM è più attento al che cosa ha, mentre il PDM è forse più attento al chi è. Ma detto questo, ripeto a voi quello che io dico sempre anche ai miei allievi quando facciamo lezione sulle tematiche della diagnosi, che non è un buon clinico chi conosce solo il DSM, ma non è un buon clinico nemmeno chi non lo conosce affatto. Il DSM è una realtà ormai più che decennale nel campo della diagnosi psichiatrica. Come tutti gli strumenti, se è usato male o è usato bene, non è colpa dello strumento, ma è, diciamo tra virgolette, responsabilità del clinico. Il DSM bene usato, per le necessità e per le indicazioni per cui può essere usato, fornisce comunque una panoramica a 360 gradi sulla dimensione psicopatologica e quindi ha senz'altro una sua utilità, quantomeno per poter capire articoli di ricerca, per comunicare con un linguaggio condiviso tra colleghi. In questa, diciamo così, grande arco di tempo che ha visto, non si è tanto risolto il problema. Adesso è un po' alto. Ho
Ok, così mi sentite, no? Sì, sì. Ah, provate a spegnere quello lì. Mentre il professore si è potuto interrompere, io vi devo dire che se qualcuno ha parcheggiato delle biciclette qui davanti è costretto a toglierle. Perché non si può. Ecco, va meglio? No. Forse i due microfoni sono un po', no? Può darsi che vadano un po' in conflitto. Proviamo, io provo a riprendere, adesso se sentite forse va un po' meglio. Allora, dicevo che dentro questo grande arco di tempo e anche occupazione del territorio diagnostico da parte del DSM, verso la fine degli anni 90 ha iniziato a farsi strada uno strumento che penso che molti di voi ormai conoscano, che è la Schaedler-Western Assessment Procedure, la SWAP 200, che viene da un contesto di psicologia accademica e psicologia dinamica, che è una proposta diagnostica relativa alla personalità, alla valutazione della personalità, e che chiede al clinico di impegnarsi nella valutazione di una serie di caratteristiche, appunto per l'esattezza 200, che vanno a definire le caratteristiche di personalità e promuovono quindi in prima battuta una diagnosi di personalità e in seconda battuta una formulazione del caso, cioè il passaggio dalla etichetta che riconduce il soggetto a un'area narcisistica, a un'area borderline, a un'area ossessiva, a un'area dipendente, al modo specifico in cui quel soggetto esprime la sua ossessività, il suo narcisismo, la sua dipendenza. Quindi tiene insieme un po' questi due momenti che sono la diagnosi come etichetta e la diagnosi come formulazione del caso. È circoscritto al tema della personalità, ma lo cito come antefatto del PDM2 perché propone una visione del paziente sicuramente, diciamo, più vicina a quella che poi il PDM2 ha sviluppato, tant'è vero che la SWAP è stata, diciamo così, forse la costola principale dal punto di vista della valutazione della personalità nella complessità diagnostica del PDM2, dove la personalità nella diagnosi ha un ruolo centrale, un po' un mantra che noi siamo soliti ripetere, è che sempre la personalità è il contenitore della psicopatologia, e quindi anche quando formuliamo delle diagnosi che possono essere un disturbo d'ansia, un disturbo depressivo, un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, lo dobbiamo leggere nel contesto della psicopatologia, nel contesto della personalità, perché è molto diverso se un disturbo d'ansia ricade a un livello di organizzazione nevrotico o border o psicotico, e lo stesso per tutti gli altri disturbi che ho elencato prima. Quindi la personalità è sicuramente un aspetto privilegiato della diagnostica PDM, a cui se ne aggiungeremo, come vedremo presto, degli altri. Quindi SWAP prima e poi il PDM, che nella sua prima edizione è uscito nel 2006 negli Stati Uniti e nel 2008 in Italia. Io insieme a Franco Del Corno abbiamo avuto una semplice funzione di, diciamo, curatori dell'edizione italiana e curatori della traduzione. Nel 2017 invece è uscito il PDM2 negli Stati Uniti e nel 2018 in Italia, quindi una decina di anni dopo, e buona parte di questi 10 anni sono stati occupati a creare un gruppo di consulenti e contributori per la seconda edizione che mi ha chiamato in causa. Poi vi racconterò, magari se c'è un po' di tempo, le vicissitudini così più personali che mi hanno portato a dirigere insieme a Nancy McWilliams questa grossa operazione internazionale. È un volume molto diverso dal PDM1, il PDM2, è un volume che ha integrato tutta una serie di
lacune che ovviamente nella prima edizione mancavano, nessun manuale perfetto, mi auspico un PDM 3 che andrà a colmare le lacune e le criticità del PDM 2, ma diciamo si è configurata, anche se vedendolo anche in diapositiva, insomma sembra un po' il piccolo Davide che tira un sasso al grande Golia, in realtà poi come vi dicevo prima il rapporto tra i due manuali è molto meno bellicoso di come potrebbe sembrare dalla metafora di Davide e Golia, ma propone una, soprattutto appunto ai colleghi interessati a una diagnostica un pochino più articolata, propone un modo diverso di guardare alla valutazione diagnostica. Col PDM 1 ci eravamo già resi conto, i colleghi che hanno curato il PDM 1 si erano già resi conto che andava a colpire un interesse, a riempire anche uno spazio lasciato vuoto dalla diagnostica, ma davvero col PDM 2 ci siamo resi conto, sia dal punto di vista, diciamo così, delle vendite del manuale, sia dal punto di vista delle richieste di formazione, di incontro, di discussione sull'approccio diagnostico psicodinamico, che davvero c'era fame di questo tipo di diagnostica, che non è una diagnostica, diciamo così, diagnosi per la diagnosi, ma è una diagnostica sempre finalizzata alla maggior conoscenza del paziente, una diagnostica, diciamo, intessuta del movimento relazionale che una diagnosi deve implicare, è una diagnostica totalmente finalizzata alla indicazione di trattamento. E quindi sono contento di dire che il successo del PDM2 ci ha anche dato la possibilità, visto che abbiamo rinunciato, abbiamo fatto quello che negli Stati Uniti si chiama un labor of love, cioè un lavoro fatto sostanzialmente, diciamo così, per la passione e per, diciamo, la vocazione a questa proposta di lavoro. Abbiamo potuto utilizzare molti fondi ricavati dalle vendite del manuale negli Stati Uniti per fare delle borse di studio che utilizzino il PDM2, abbiamo fatto 4 borse di studio da 15.000 euro per utilizzare il PDM2 a fini di ricerca, in modo tale di mettere alla prova anche l'applicabilità, la coerenza e la spendibilità in termini di ricerca e di approfondimento di questo manuale. Questa è una giornata a me particolarmente cara, quando abbiamo presentato nel marzo dello scorso anno il volume italiano, l'abbiamo presentato due grandi manifestazioni, una a Roma e una a Milano, nelle due università, e per arrivare a questo punto, per arrivare a quello che Nancy McWilliams chiama il lungo viaggio della diagnosi psicodinamica, non possiamo tacere che è stato un viaggio anche per certi aspetti un po' controcorrente dentro la nostra stessa comunità. Quando dico la nostra stessa comunità, uso una concezione allargata che comprende la psicologia clinica e la psicoterapia, prevalentemente faccio riferimento alla comunità dei dinamici, quindi dalla psicoterapia psicodinamica alla psicoanalisi, ma anche, diciamo così, la comunità di psicologi cognitivisti sensibili alla, diciamo così, all'articolazione diagnostica e a un intervento anche che comprenda, diciamo, aspetti di integrazione provenienti da altri approcci e da altre scuole, da altre formazioni, come del resto la psicologia dinamica fa e deve fare rispetto alle discipline che devono giustamente essere in dialogo con lei. Il nostro approccio è molto contrario alle torri d'avorio e alle proposte cliniche e teoriche di carattere autoreferenziale. Ma, come appunto ricorda anche Nancy quando dice per molti clinici diagnosi è ancora una brutta parola, abbiamo dovuto fare i conti con colleghi che considerano la diagnosi una reificazione del paziente, un atteggiamento di tipo autoritario, stigmatizzante, e che hanno anche in qualche modo definito il PDM un po' il lupo della diagnostica travestito dall'agnello della psicodinamica. In realtà questo, diciamo, è un articolo
diciamo che riassume un po' l'approccio molto critico nei confronti della diagnostica, è un articolo di Irvin Hoffman che uscì nel 2009 sul Journal of American Psychoanalytic Association e che portò con sé in realtà una serie di articoli da parte di altri colleghi, per esempio Morris Eagle e altri, che invece peroravano la causa sia di una diagnostica attenta al paziente sia anche di una ricerca finalizzata alla, diciamo, miglioramento delle prove di efficacia sugli interventi clinici. E questo è importante che lo sottolineiamo proprio perché, di nuovo, il problema non è la diagnosi, il problema è come si usa la diagnosi. Nel libro che citava la collega, Diagnosi e destino, che diciamo così non è un libro tecnico come il PDM2, è un libro, diciamo, di riflessione culturale e scientifica sulla diagnosi, sia sulla diagnosi medica che sulla diagnosi psichiatrica. Se torniamo all'etimologia del termine, diagnosi è conoscenza attraverso ovviamente cosa? I sintomi, quindi il modo in cui la sofferenza del paziente dà voce a se stessa, il modo in cui questi sintomi vengono guardati, però questo prefisso di A è attraverso anche il modo in cui i sintomi e in generale l'esperienza del mondo interno del paziente viene comunicata attraverso appunto la relazione. Quindi la diagnosi è un atto relazionale fondamentalmente, è un atto di conoscenza dentro la relazione. Messa in questi termini, sfido chiunque a considerarla un'operazione reificante autoritaria. In realtà è un'operazione di conoscenza, di incontro, che serve al clinico per poter fare un invio adeguato, ma serve anche al paziente, se veicolata in modo non gergale e non asettico, per poter iniziare una conoscenza di sé. È chiaro che quando parliamo di comunicazione o restituzione della diagnosi, nessuno pensa che abbia senso dire al paziente lei ha un disturbo borderline di personalità. E scelgo volutamente uno dei disturbi più controversi e uno dei termini anche più controversi della diagnostica di personalità. Però dire a un paziente che da questi primi colloqui mi è sembrato di capire che in determinate situazioni in cui lei si sente minacciato, per esempio da una separazione, tende a rispondere in un modo diciamo poco regolato rispetto alle sue emozioni, per quanto riguarda l'ansia, per quanto riguarda la rabbia, tende a far fatica a soffermarsi sul contenuto di pensiero che ha suscitato in lei questa separazione e a agire prevalentemente la sua rabbia, è un modo di declinare, appunto forse è quella formulazione del caso di cui vi parlavo prima, è un modo di declinare un'etichetta diagnostica che serve al paziente per avviare un processo di conoscenza di sé. Tutte queste cose poi si sono, diciamo, per certi aspetti riunite in una piccola osservazione che però per me è stata molto importante dal punto di vista della costruzione di un assetto mentale per lavorare sulla diagnosi, ed è una frase da un mastodontico volume di Karl Jaspers, psichiatra, filosofo, fenomenologo tedesco, la prima edizione della Psicopatologia Generale di Jaspers uscì nel 13, ha avuto poi varie edizioni, è un testo che è stato molto studiato nel dopoguerra, in cui a un certo punto mi vengo attratto da questa osservazione. Jaspers dice: tutti i sistemi diagnostici devono restare un tormento per clinici e ricercatori. Cosa potrebbe essere questo tormento? Magari lo traduciamo in termini meno drammatici, meno romantici, parliamo di tensione. Ecco, io credo che lo spirito fondamentale con cui il clinico deve relazionarsi alla diagnosi e quindi deve anche usare il PDM è saper tollerare la tensione che c'è tra la diagnosi come
diciamo, ritratto unico e irripetibile di quel paziente, e la diagnosi come termine, categoria generale, che tende a riunire i pazienti che hanno qualche cosa in comune in una formulazione, diciamo, in una nomenclatura che possa anche consentire delle generalizzazioni. Quindi la diagnosi è una tensione tra il modo unico in cui il paziente, il signor Rossi, presenta un disturbo ossessivo, l'ossessività unica del dottor Rossi, che è legata alla sua storia, alla sua biologia, ai tratti della sua personalità, al contesto culturale in cui vive, eccetera, eccetera, e il fatto che abbiamo delle conoscenze comuni e condivise su il concetto di ossessività. Quindi questa continua tensione tra il particolare e il generale, tra la dimensione specifica individuale e la categoria che accorpa, che accomuna più soggetti, è, secondo me, lo stato mentale importante, la visione binoculare importante che dobbiamo mantenere quando riflettiamo su un caso dal punto di vista diagnostico. Quindi questo, se volete, non è un, diciamo, neppure una particolare scoperta, perché da sempre la psicologia accademica e lo studio in generale della personalità ha compreso due tipi di approccio. Uno, quello che va sotto il nome di approccio idiografico, quindi la singolarità del caso, e uno che va sotto il nome di approccio nomotetico, quindi la possibilità di costruire leggi generali, categorie generali, a partire da quella specifica diagnosi. E quindi la tensione diagnostica, per riassumere questo discorso, è capacità di tenere insieme ciò che rende unico un individuo e anche però ciò che lo rende simile ad altri individui che hanno caratteristiche simili. Per non fare troppi discorsi e entrare piano piano nel merito, più nel merito del manuale, voglio però leggervi quella che io considero una delle cose più interessanti, più dirette, più semplici, più immediate, più autentiche che mi è capitato di leggere proprio sul senso della diagnostica. E l'ho trovata in uno statement dell'American Psychoanalytic Association fatto quando uscì il DSM-5. Come sapete, molte associazioni professionali, scientifiche americane tendono a esprimersi spesso attraverso questi statements, cioè quando avvengono degli eventi di rilevanza scientifica o anche sociale, la presa di posizione, potremmo chiamare così lo statement, la presa di posizione di un'associazione scientifica su un determinato avvenimento. Lo statement sull'uscita del DSM-5 dell'American Psychoanalytic Association dice varie cose, io vi ho tradotto il pezzo che voglio condividere con voi. Due individui che presentano lo stesso disturbo, sia esso depressione, lutto complicato, ansia o ogni altro tipo di patologia mentale, non avranno mai le stesse potenzialità, necessità di trattamento o risposte agli interventi terapeutici. Che si attribuisca o meno valore alle nomenclature diagnostiche descrittive come il DSM-5, l'assessment diagnostico psicoanalitico è un percorso di valutazione complementare e necessario, che si propone di fornire una comprensione profonda della complessità e unicità di ciascun individuo e dovrebbe far parte dell'assessment diagnostico di ogni paziente perché questo sia accurato e completo. E sentite qua, anche per quei disturbi psichiatrici che hanno una forte base biologica, vi sono fattori psicologici che contribuiscono all'esordio, al peggioramento e al modo in cui si esprime la malattia.
I fattori psicologici influenzano anche il modo in cui ogni paziente partecipa al trattamento. È ormai appurato che la qualità dell'alleanza terapeutica è il miglior predittore dell'esito terapeutico, indipendentemente dal disturbo per cui si cerca aiuto. Consigliamo il PDM a tutti i professionisti della salute mentale interessati a tracciare un quadro diagnostico che descriva sia gli aspetti evidenti, sia quelli profondi di pattern sintomatologici della personalità e del funzionamento emotivo e sociale di un individuo. Mi soffermo su due punti. L'alleanza terapeutica, che sia lo stesso clinico che fa la diagnosi e poi prende in carico, o che sia un clinico che fa la diagnosi e poi invia un collega, lo sviluppo dell'alleanza terapeutica in qualche modo possiamo dire che è anche figlio dello sviluppo di un'alleanza diagnostica. Cioè, se il paziente capisce il senso dell'operazione conoscitiva e relazionale che sta dietro lo sguardo diagnostico, sicuramente entrerà nel processo di trattamento, nella cura, nella psicoterapia, con un senso di alleanza nei confronti di quello che sta facendo. Naturalmente, fatte salvo le specificità diagnostiche, per cui certamente l'ingresso in un trattamento in un paziente che ha una disposizione di personalità molto orientata al disturbo paranoide sarà diversa l'alleanza che invece incontreremo con un paziente che ha una struttura di carattere più dipendente. Però, a prescindere dalle specificità della personalità, motivo per cui le specificità della personalità e dei meccanismi di difesa vanno sempre indagate con cura, sarà il modo in cui presenteremo l'incontro conoscitivo a informare anche lo sviluppo della relazione terapeutica. Del resto, se vogliamo riprendere l'idea del lungo viaggio della diagnosi psicodinamica, viene proprio da Freud, peraltro con un aneddoto molto interessante, molto divertente, l'interesse e l'attenzione alla progettazione diagnostica. Freud racconta il famoso aneddoto della strega, prendendo spunto da un romanzo di Victor Hugo, che un re scozzese aveva un suo modo per riconoscere se una donna era davvero una strega, e cioè la faceva bollire in una pentola e poi assaggiava il brodo. Ma Freud diceva, quando anche avesse deciso che era una strega o che non lo era, assaggiare il brodo, ma la persona era defunta, era bollita. E dice, state attenti a non fare così anche col paziente, cioè fare una diagnosi quando è troppo tardi. La diagnosi va fatta all'inizio della terapia, il che non significa che la diagnosi non possa cambiare nel corso del tempo, o non significa che la diagnosi possa richiedere molto tempo. Ci sono diagnosi che effettivamente puoi fare in un'ora, ma ci sono diagnosi che puoi fare in 5-6 mesi, perché le difese possono in qualche modo proteggere il nucleo strutturale del paziente e renderlo meno visibile, meno riconoscibile, meno contattabile, perché il paziente può, diciamo, essere più reticente rispetto a mostrare e condividere parti di sé. Quindi la diagnosi è un processo dinamico, non soltanto dal mio punto di vista per quanto riguarda l'approccio teorico, ma anche proprio per quanto riguarda il suo muoversi nel tempo e il suo svilupparsi nel corso del tempo, però.